esserci. Dopo l'appuntamento di stamattina con Don Maurizio Patriciello, che ha avuto in realtà una platea anche nei volti e nei nomi un po' diversa da quella di stasera, tranne 4-5 persone, vedo che siete cambiati tutti, no? C'erano quelli di stamattina che non sono ritornati e invece c'è una persona nuova, ma è abbastanza naturale immaginare queste dinamiche il 21 di luglio, insomma, no? È abbastanza facile che queste cose possano accadere. Stasera proviamo a continuare questo ragionamento su, lo dico anche a beneficio, scusate le spalle, lo dico a beneficio degli ospiti, no? Noi stiamo provando a recuperare questo passo del Vangelo sulle nozze in Cana, poi chi ci crede la interpreterà, la sosterrà con la parola di Dio, chi invece al contrario ha una cultura laica, così la ascolterà come metafora, no? Però le nozze di Cana hanno una serie di passaggi. Il primo passaggio è quello che a un certo punto si accorge che gli sposi non hanno più vino, no? Poi l'indomani, cioè all'interno del brano, e quindi domani noi ragioneremo sul fate quello che vi dirà, e poi c'è il momento della festa in cui l'acqua si trasformerà in vino. Oggi stiamo ragionando del non hanno più vino, che è un po' la sensazione che a volte si può provare quando da tempo si vive un'esperienza di impegno con tanti limiti, con tanti errori, ma come dire, uno sforzo di onestà intellettuale, si prova a vivere un'esperienza di impegno sociopolitico. Qualche volta ti accorgi che la passione che ha motivato l'impegno iniziale, i sogni, le speranze, l'onestà intellettuale, il tentativo, insomma, di essere strumento di servizio, costruttore di bene comune, si rallenta per strada, no? Quindi quello è il momento in cui devi provare a fermarti e a rimettere benzina alla macchina, devi provare a recuperare la dimensione valoriale di partenza, insomma devi provare a restituire a te stesso e a condividere con gli amici con cui abitualmente provi a fare delle cose, motivazioni forti di servizio, di ansia di bene comune, di l'ansia di essere costruttori di bellezza e di felicità, insomma il tentativo di recuperare nello sguardo di ciascuno e nelle aspettative di felicità di ciascuno le motivazioni del tuo impegno, con tutti i limiti che ognuno di noi evidentemente è in verità portatore. Stamattina abbiamo fatto questa chiacchierata con Don Maurizio Patriciello, che sapete essere questo sacerdote impegnato alla terra dei fuochi, e abbiamo ascoltato il suo sforzo di abbinare il Vangelo alla storia, in verità, no? Alla storia contestualizzata evidentemente nell'ambito territoriale in cui lui vive, con i problemi di relazioni con la camorra, con gli interessi, insomma, sulle cose che lui ci ha raccontato, e in verità era una sorta, avevamo chiesto una sorta di lezione divina, cioè avevamo provato a ragionare con un credente che veniva a parlare del non hanno più vino a partire da una sua esperienza di Gesù. L'incontro di stasera con Stefania Limiti e il presidente Violante, e entrambi io saluterei evidentemente con un applauso, saluterei evidentemente anche Vincenzo Guerriero, che ha chiesto di moderare questa chiacchierata. L'incontro di stasera è invece finalizzato a ragionare su alcuni passaggi, no? Anche voglio dire della nostra Italia, in cui in maniera evidente qualcosa non ha funzionato, no? E insomma abbiamo preso spunto dal libro La strategia dell'inganno di Stefania Limiti per recuperare per esempio la fase degli anni, inizio anni 90, in cui gli attentati mafiosi a Firenze piuttosto che a Roma hanno evidenziato, insomma, una sensazione di sofferenza. Venivano all'indomani evidentemente dell'omicidio di Falcone, di Borsellino, insomma della presenza mafiosa anche attraverso visibili, scelte visibili, cioè attentati, omicidi, insomma delle cose anche cruente che, insomma, raccontavano una presenza forte, e proviamo a capire cosa è successo in quegli anni. Dopo la presentazione del libro di Stefania, noi abbiamo immaginato in verità una tempistica un po' differente, quindi sforeremo un po', come potete immaginare. Ci sarà la presentazione invece del libro del presidente Violante, Democrazia senza memoria, e a presentarlo ci sarà il giudice Morelli, che ringrazio per la presenza, e il professor Grasso, che non è ancora arrivato. L'uno e l'altro si confronteranno con il presidente Violante sul significato della democrazia e sull'evoluzione della democrazia nel mondo ed evidentemente anche in Italia. Io
coglierei l'occasione per leggervi anche una. Noi abbiamo invitato il ministro Orlando a, così, a questo nostro incontro e ci ha mandato una lettera chiedendoci di condividere con i presenti. Io mi permetto di farlo, so che vi rubo un altro minuto, ma insomma lo faccio. E lo faccio subito. Mi date un secondo per recuperare. Poi lo farei se recuperassi di me. Ma ci abbiamo qualche qua? Cioè, sulla chat c'è? Sì, sì, l'ha mandato. Sì, lo cercavo di meglio. Senti, ma a proposito non c'è più vino, direi che non c'è più acqua, se possiamo utilizzare. Sì, sì, sì. Purtroppo per concomitanti impegni istituzionali non mi è possibile partecipare verso l'iniziativa che avevo organizzato a Taranto. Mi permetto pertanto di inviare un breve messaggio per manifestare la mia vicinanza. Mi dispiace molto non essere presente perché avete costruito un programma di alto profilo. Un programma che affronta importanti nodi della storia italiana e della memoria civile del paese e che propone confronti interdisciplinari e stimolanti. Sono certo che le vostre giornate sapranno attirare l'interesse di tanti giovani tra i quali c'è una grande domanda di buona politica. Credo di poter ritrovare il filo rosso dei tre giorni di confronti e di connessione a Taranto nella ricerca di senso della democrazia. Il senso della democrazia che spesso vediamo svuotata, di cui percepiamo la crisi come se fosse nel contesto internazionale un'idea di arretramento assediata dagli autoritarismi. Il senso della democrazia che si radica nella passione civica, nella capacità di guardare al bene comune, nell'avanzamento dei diritti, nella riconnessione con i corpi sociali. La ricerca del senso della democrazia come chiave di lettura per il rilancio politico anche attraverso lo stimolo del messaggio e dell'impegno cristiano. Paolo VI diceva che la politica è la forma più alta della carità. Cercare di essere all'altezza di questo auspicio è per tutti una grande responsabilità. Il confronto sui valori e sulle esperienze concrete consente di trovare un terreno in grado di nutrire le politiche pubbliche e di animare la passione civile, fuori da un'idea di politica concentrata sulle aspettative e sulle tariffe personali. Auspico pertanto che vi sia continuità nelle vostre iniziative e spero di poter partecipare di persona la prossima volta. In bocca al lupo, Andrea. Va bene, grazie a tutti, cedo la parola.